Ciao a tutti, la ricetta che vi propongo oggi è una pizza di patate semplice e buonissima. Gli ingredienti sono scritti per esteso nell'info box sotto il video e nel blog. E adesso realizziamola. Ho lavato le patate con la buccia, le metto all'interno di una pentola di acqua fredda salata. Trasferisco la pentola sul fuoco e dal momento del bollore faccio cuocere per circa 25 minuti. Nel frattempo spezzo la mozzarella, la trito finemente e la metto in un contenitore. Taglio a fettine sottili anche dei pomodori immaturi e di seguito del basilico fresco. Le patate sono pronte, le schiaccio con uno schiacciapatate e procedo in questo modo fino a schiacciarle tutte. Le lascio freddare per 5 minuti e nel frattempo metto un uovo in una terrina con un po' di sale, un po' di pepe e uno spicchio d'aglio. Mescolo il tutto con una forchetta. Prendo le patate tritate e ci metto l'uovo sbattuto. Aggiungo la farina, il parmigiano e il basilico. Mescolo bene il tutto. Prendo una teglia da forno, ci metto 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e lo distribuisco su tutta la superficie e sui bordi. Metto il pan grattato e lo faccio aderire su tutta la teglia. Posso distribuire il composto di patate. Una volta distribuito, prendo una spatola unta con dell'olio di oliva e lo livello bene compattandolo. Ho distribuito bene tutto il composto di patate, adesso metto i pomodori. Un pizzico di sale sui pomodori, la mozzarella tritata e un filo d'olio extravergine di oliva. Posso infornare il forno caldo statico a 200 gradi per 25 minuti. Metto la teglia nel primo livello del forno partendo dal basso. Ed ecco la mia pizza di patate pronta per essere gustata, ma manca il tocco finale, un po' di basilico fresco. A questo punto direi che posso assaggiare. Buona e semplice da fare. Se il video vi è piaciuto, fatemelo sapere con un mi piace o con un commento sotto il video. Attivate le notifiche del canale per rimanere sempre aggiornati quando pubblicherò nuovi video. E mi raccomando, iscrivetevi al canale. Un bacione, a presto!